Ciao a tutti e benvenuti nel mio angolo creativo. Oggi vi propongo un bellissimo maglione a manica tre quarti fatto solamente dei quattro pannelli, due davanti e due per le maniche. Farò un maglione a tre quarti, credetemi, è molto bello d'effetto, come dico sempre, è molto facile anche per le principianti. Ok, oggi lavorerò con il Papatia Batik, guardate che meraviglia, morbidoso, molto morbido, bellissimo. Ok, allora questo colore è 554/05 dell'8 0921. Indicazione di lavorazione con uncinetto da 3 mm. Allora, 100 grammi sono 360 metri, è un 100% acrilico, credetemi, morbidoso e soprattutto con una bellissima sfumatura di rosa che amo veramente tanto. Allora, io già sono andata avanti, ok, vi presento il primo pannello. Ecco, questo è il primo pannello che già ho fatto, realizzato, questo è per la manica a tre quarti, ok? Che praticamente è fatto di un motivo, il secondo e terzo, allora uno e due, poi si fa ancora due e poi va a diminuire con uno, ok? Questa è la manica che praticamente venirà così. Questa è una manica, ok? Poi, anzi, vi do anche, scusatemi, la larghezza e la misura. Allora, vi spiego già che se avete la taglia XL e XXL, ok, dipendendo dal vostro gusto, se vi piace la manica, ok, più larga, dovete lavorare 3, poi 2, poi no scusa 3, poi 3, 2 e 1 per finire, ok? Quindi va a allargare e va a diminuire, ok? Allora, questa è la mia manica che io già ho preparata, già ho misurato, a me mi va benissimo. Allora, di larghezza, ok, ho 36 centimetri e di lunghezza ho, aspettate, 44. Questa è una manica. Poi questo è il pannello davanti, ok? Come ho detto prima, allora l'inizio è qua e la fine è questa qua. Allora, come vedete qua, vedete, ho fatto un ananas, il secondo motivo sono le due e sopra sono tre, 1 2 3, poi si ripete 3, come ho detto alle maniche, 1 2 3, poi va a diminuire, facciamo 2 e poi si fa 1 ananas. E questo, ok, è il mio pannello davanti. Adesso vi do la larghezza e la misura di questo pannello. La stessa cosa, come vi ho detto nelle maniche, vi dico anche qua. Io ho fatto con 3, ok, 3 motivi di larghezza, poi sono andata a diminuire. Se avete una XL e XXL, dovete fare 4 motivi, ok, 1, 2, 3, 4, poi si ripete 4, poi 3, poi 2, poi 1, ok? E dipendendo come volete la manica, scusatemi, il pannello davanti, se volete largo, se volete proprio adatto al vostro corpo. Comunque, quando inizierò a realizzare insieme a voi, vi do altri spunti, ok, per realizzare alla vostra taglia più desiderata, se volete aderente, se volete morbido, dipende solamente dal motivo, ok? Se fate un motivo in più si allarga tanto, se fate un motivo in meno va più stretto, quindi dobbiamo giocare
con i motivi. Allora, prendiamo la misura della larghezza. La mia larghezza ho 54 di larghezza, ok? Vediamo la lunghezza. Scusatemi, lunghezza ho 63 di lunghezza. Quindi preparate uncinetto, scaldate le vostre manine e iniziamo il nostro tutorial. Ma prima di iniziare vi chiedo gentilmente, se vi piace i miei tutorial, cliccate su iscriversi, cliccate anche sulla campanellina, clic, che così ogni volta che faccio un tutorial YouTube vi manda un messaggino, ok? Poi, se vi piace i miei tutorial che realizzate, ok, il tutorial che faccio io, vi prego di pubblicare nel mio gruppo di Facebook, che ci sono due, la carta uncinetto, che è dei tutorial per le live dove, che faccio nel gruppo, ok, do tante spiegazioni, aiuto a tutte le gruppine, oppure potete anche pubblicare nel secondo gruppo Giacarta Uncinetto Vendita e Pubblicità. Ho anche una pagina di Facebook, ok, sempre Giacarta Uncinetto, quindi siete tutte benvenute. Se volete iscriverci, lascio sotto la info tutto il link, basta che cliccare e andate direttamente, ok, all'iscrizione del gruppo. Iniziamo il nostro bellissimo tutorial. Non dimenticare di iscriverci, lasciare quel bellissimo mi piace, quel bellissimo messaggio, se vi fa piacere. A me sono onorata e mi fa tanto felice. Iniziamo. Allora, tanto lo lascio questo qua. Oggi lavorerò con uncinetto numero 4, ok? 4. Potete lavorare da 3, 3 e mezzo a 4, 4 e mezzo, dipendendo dalle vostre mani, capito? Cioè, la mia è molto larga e mi piace lavorare bello preciso il punto, che si vede, non tanto largo, perché sennò veramente... E niente, iniziamo. Allora, faccio il mio capietto, ok? Quindi adesso inizio con voi il secondo pannello davanti, ok? Guardate bene le spiegazioni, è facilissimo da realizzare. Poi dopo che ho fatto il secondo, poi andiamo a fare la nostra unione, la nostra rifinitura e il nostro bellissimo maglione ananas. Allora, capietto 1, 2 catenella, 3, 4. Saliamo con 4 catenella, ok? Prendo il mio filato, entro nella prima catenella, lavoro un punto alto, ok, il secondo punto alto e sono 3 punti alti. Io lo lascerò qua, guarda, bella vista così. Allora, 1, 2, da questa parte ho sbagliato la parte, ok, quindi 3. 2 catenelle di separazione, prendo il mio filato, ritorno, ok, nella prima catenella e lavoro ancora 3 punti alti per finire il mio ventaglio. Allora 1, 2 e il terzo, ok, quindi abbiamo iniziato il nostro ventaglio. Giro il mio lavoro. Questo lavoro si lavora avanti e indietro, sempre girando, ok, il nostro pannello. Quindi faccio una catenella, ok, 2, 3 per salire, prendo il mio filato nel primo punto alto, sottostante entro, vedete, entro qua, faccio ancora un punto alto. Una catenella di spazio, prendo il mio filato, vado nel prossimo punto alto, sottostante, faccio un punto alto. Il secondo punto alto nell'ultimo punto alto sottostante, sono 2, scusatemi, 2, è così morbido che uncinetto non lo prende bene il filato, però è morbidissimo. Allora io su qua
Ok, vedete qui, secondo giro. Dentro lo spazio faccio 2 punti alti, uno, il secondo, faccio 2 catenella, rientro, faccio 2 punti alti, uno, e il secondo, prendo il mio filo, vado nel primo punto alto sottostante, faccio un punto alto, nel secondo faccio un punto alto, ok. Qua abbiamo una catenella di separazione, nelle, vedete? Qua ci sono le 3 catenelle per salire. Andiamo proprio nell'ultima catenella, entriamo, vedete qua, faccio un punto alto e faccio ancora, nella stessa catenella entro e faccio il secondo punto alto. Ok, giro mio lavoro e siamo a terzo, ok? Terzo giro, quindi una catenella qua, come vedete saltiamo questi 2 punti alti, andiamo qui in mezzo allo spazio, faccio così proprio, vedete, una catenella, faccio un punto basso, salgo qua ancora 2 catenella, perché qua in punto basso sono 3, quindi è un punto alto, ok? Quindi faccio ancora uno sempre nello spazio sottostante, ecco che me, ecco qua un punto alto, 2 catenella sempre di, aspettate, ecco, 2 catenella sempre di separazione, prendo il mio filo, ritorno allo spazio e faccio ancora 2 punti alti, quindi questo ventaglio, ok, questo ventaglietto sempre di 2 catenelle, scusa, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, sarà sempre la nostra ripetizione per iniziare il nostro punto ananas. Adesso faccio sempre 2 catenelle, ok, allora salto tutto, vado qui allo spazio, vedi qua, faccio un punto alto, 2 catenelle sempre nello spazio, entro e faccio scusatemi 2 punti alti, 2 catenelle e ancora sempre nello spazio sottostante un punto alto, vedete, 2 catenella punto alto, 2 catenella 2 punti alti, 2 catenella un punto alto, 2 catenella di separazione, vado qua, salto tutti questi punti, vado qui allo spazio, entro e faccio il mio ventaglio con 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, ok, e siamo al terzo giro, ok, abbiamo finito il terzo giro. Allora, un'altra cosa, quello che sto facendo qua, ok, è sempre uguale, ok, prendete appunto per le maniche, ecco qua, la stessa cosa. Quindi qui, perché sono solamente 2 ananas, 1, il secondo giro sono 2, poi il terzo giro 2, poi 1, ok, per le maniche. Quindi è tutta una ripetizione, ok? Giro mio lavoro, una catenella sempre, entro qua, punto basso, e qua faccio sempre il mio ventaglio. Punto basso, 2 catenella, poi un punto alto, 2 catenella, sempre nello spazio faccio il mio ventaglio. Ecco qua. Poi 2 catenelle, siamo al quarto giro e siamo qua, ok? Quindi entriamo qua, vedete, al primo spazio, facciamo un punto alto e secondo punto alto. Ok, 2 catenelle, torno qua, faccio sempre 2 punti alti, ok, poi adesso entro nel primo punto alto sottostante, faccio un punto alto, ok, poi adesso faccio 3 catenelle, 2, 3, prendo il mio filo, vado nel punto alto sottostante, entro, punto alto, adesso vado a fare il nostro ventaglio, quindi 2 punti alti sempre nello spazio sottostante,
2 catenelle, sempre qua nello spazio entro e faccio ancora 2 punti alti. Quindi finito il nostro ventaglio, vedete? Ventaglio qua, ventaglio qui, 3 catenelle di separazione, sempre 2 catenelle. Allora, le 3 catenelle solo qua, ok? Sempre qui dopo il nostro ventaglio, sempre 2 catenelle, è sempre tutta una ripetizione. Allora, 2 catenelle, entro nello spazio del mio ventaglio sottostante, faccio ancora un ventaglio. 2 catenelle, entro e faccio 2 punti alti. Finito il mio ventaglio. Ecco, giro, catenella, vado allo spazio, punto basso, 2 catenelle per salire e così lavoro il mio ventaglio. 2 catenelle, ancora 2 punti alti, 1 e il secondo. Ok, 2 catenelle. Allora, qua, come vedete, vedete qua, faremo sempre i nostri ventagli. Ok, quindi entro nello spazio sottostante, faccio ancora un ventaglio con 2 punti alti, 2 catenelle, ritorno e finisco il mio ventaglio con 2 punti alti. Ecco qua. Qua sempre 2 catenelle, 1, 2 e siamo a 1, 2, 3, 4 e quinto giro, che è questo qua. 2 catenelle, prendo il mio filato, qui dove c'ho lo spazio di 3 catenelle lavorerò 11 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, aspettate che mi è fuggito qua, scusatemi, 4, 5, questo, settimo, ottavo, nono, dicesimo, dieci, scusa, undicesimo, ecco qua. Mi raccomando, prima di iniziare il nostro punto ananas, ok, contate che ci avete 11 punti alti, perché se mettete di meno o di più succede un casino, quindi conto insieme a voi, conto da qua sopra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? 2 catenelle, vado allo spazio sottostante e faccio un mio ventaglio. Allora, i nostri ananas, ok, sia qua sia qua, tutto, tutti i due pannelli, sia davanti sia di dietro, si inizia con 11 punti alti. Quindi finisco il mio ventaglio, 2 catenelle e 2 punti alti, 2 catenelle, prendo il mio filo e finisco con il mio ventaglio. 2 catenelle, 2 punti alti, ecco qua. Vedete? Giro il mio lavoro, una catenella, vado nello spazio, faccio un punto basso, scusate, 2 catenelle e faccio il mio ventaglio, catenella, 2 punti alti, 2 catenelle. Allora, siamo al 1, 2, 3, 4, 5, al sesto giro. Il sesto giro è questo qua, quindi sempre 2 catenelle, rifaccio ancora qui nello spazio sottostante il mio ventaglio, ok? Catenelle, ecco qua, finito.
sempre 2 catene da separazione. Qua lavoriamo per ogni punto sottostante, che sono 11, faremo 11 punti alti separati da una catenella. Ok, così, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, ancora, catenella, punto alto, ok, catenella e l'ultimo punto alto. Per essere sicuri è meglio che contate, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntiati separati da una catenella. Qui sempre in ripetizione 2 catenella e faccio i miei 2 ventagli, ok? Separati sempre da 2 catenelle. E 2 punti alti, ok? 2 catenelle, entro qui nel ventaglio sottostante e 2 punti alti, ok? Voglio dirvi che io ho lavorato, ok, già un pannello grande e due pannelli grandi a metà, ok, in una manica ho usato 2 gomitolo, questo è terzo gomitolo, ok. Giriamo il nostro lavoro sempre uguale, come ho detto prima, catenella, si ritorna allo spazio e si fa, ok, i nostri ventagli. Lavorerò i miei 2 ventagli, torno con voi, sempre separati da 2 catenelle. Andate avanti. Ecco qua, ho fatto i miei 2 ventagli, quindi adesso iniziamo a fare i nostri archetti, ok? Quindi adesso cambiamo, faremo 3 catenella, 2, 3, ok, catenella. Qui si lavora sempre 2, quando si arriva a fare gli archetti si fa 3 catenella, quindi va allo spazio sottostante, faccio un punto basso, faccio 3 catenelle, 2, 3, torno allo spazio sottostante, faccio un punto basso, 3 catenelle, punto basso e andiamo lavorando così i nostri archetti, ok? Per ogni spazio sottostante fate un punto basso, che è questo qua, vedete, entrate qua, fate un punto basso per chiudere i vostri archetti. 1, 2, 3 catenella, entro, punto basso. 1, 2, 3, entro, punto basso. 1, 2, 3, entro nello spazio, punto basso. 1, 2, 3, entro, punto basso. 1, 2, 3, punto basso. E adesso faremo sempre 3 catenella, ok? E lavoro i miei 2 ventagli. 1, 2 catenelle e chiudo il mio ventaglio con 2 punti alti, ok? Ecco qua. Invece qui sarà sempre la nostra ripetizione, che è 2 catenelle per andare a lavorare l'ultimo ventaglio, ok? Ecco qua, 2 catenelle, rientro, faccio i 2 punti alti per il mio ventaglio. Adesso giro il mio lavoro, catenella, entro e punto basso, 2 catenelle e farò il mio ventaglio. Io vado avanti facendo il mio ventaglio qua, 2 catenelle, separazione, ancora un ventaglio qui e torno con voi. Andate avanti. Ecco qua, ok, ho fatto i miei 2 ventagli, quindi qua 3 catenelle sempre, ok? Quindi andiamo dentro a questo primo archetto, faremo un punto basso, 3 catenelle, punto basso,
3 catenelle, punto basso. Ok, lavoreremo così. Aspettate che qui ho fatto 2 catenelle, 3. Non dovete dimenticare che è sempre 3 catenelle, se no succede un casino, si vede, capito? Vedete qua, ho fatto solo 2, si vede, vedi? Quindi niente, dovete sempre contare, quindi andate avanti facendo i vostri archetti. 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, ok, 3 catenelle, punto basso. Lavorate così fino alla fine, poi 3 catenelle, fate un ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio, poi torno con voi, andate avanti. Ecco qua, ho finito, vedete, sempre 3 catenelle, un ventaglio, 2 catenelle, il prossimo ventaglio. Giriamo, una catenella si entra e si fa i 2 ventagli, ok? Io vado avanti facendo i miei ventagli e poi torno con voi. Siamo al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e siamo al 9, ok? Quindi adesso va, dopo che avete fatto il ventaglio, 2 catenelle, ventaglio, 3 catenelle, poi faremo da qua a qua 1, 2, 3 e 4. Siamo al quarto, quindi siamo qua. Aspettate, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 1, 2, 3, 4. Siamo qua, 1, 2, 1, 2, 3, siamo qui, ok, andate avanti così, poi torno con voi. Ecco qua, sono arrivato, ho fatto 3 catenelle, già ho fatto i miei 2 ventagli, entro nell'archetto, faccio un punto basso, 3 catenelle, ok, e faccio la mia ripetizione dei miei archetti, come ho già fatto vedere, ok, andate avanti così, catenella e i vostri archetti, ok, poi qua 3 catenella, 1 ventaglio, 2 catenella e il prossimo ventaglio e poi torno con voi, andate avanti così. Ecco qua, adesso contiamo insieme quanti archetti sono arrivata. Questo è il terzo giro di archetti, sono arrivata a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archetti, ok, che ho dimenticato a contare insieme a voi. 3 catenelle, faccio il mio ventaglio normale, 2 catenelle, entro e faccio il mio ventaglio, faccio 2 catenelle, faccio il prossimo ventaglio, ok, questa sarà sempre la nostra ripetizione, quindi non devo farvi vedere ancora sempre i ventagli separati da 2 catenella e quando si arriva a fare gli archetti si mette 3 catenella di separazione, ok, si gira, catenella, si entra, punto basso e si torna a lavorare i nostri ventagli, ok. Adesso vediamo dove siamo arrivate, ok. Primo giro 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok, allora faremo questo giro qua normale come ho fatto vedere. Quando iniziamo a fare questo qua vi faccio vedere, perché qua iniziamo a allargare per iniziare a lavorare i nostri 2, ok, punto ananas. Andate avanti così. Allora, ventaglio, 2 catenelle, ventaglio, 3 catenelle, se fai archetti, 3 catenelle, ventaglio, 2 catenelle, separazioni, ventaglio, poi torno con voi. Ecco qua, io già ho finito il mio giro dove ho lasciato voi, poi ho girato, ho fatto il primo ventaglio, 2 catenelle, poi prendo il mio filo in questo ventaglio qua. Adesso andiamo a aumentare, nel senso che dobbiamo preparare, eccolo qua, per iniziare ancora un ventaglio. Quindi questo va a stringere e creiamo ancora 2 punti ananas. Quindi entro, ho fatto già un
punto alto nel ventaglio sottostante, faccio il secondo, ok? Sempre per andare a aumentare dovete preparare questi qua, 2 catenelle, ok? Sempre nello spazio faccio 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle, entro e faccio ancora 2 punti alti, 1 e secondo, ok? Quindi stiamo facendo la ripetizione, ok, sottostante. Sottostante abbiamo iniziato un punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti insieme, 2 catenelle, un punto alto. Qua è diverso, diversamente faremo, ok? E questa sarà la ripetizione, vedete, sempre per aumentare. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle sempre, vado nei miei archetti e lavoro 3 catenelle, chiudo il mio archetto, 3 catenelle, chiudo il mio archetto, 3 catenelle, chiudo l'archetto, 1, 2, 3, chiudo, 3 catenelle e chiudo, ecco qua, e ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 archetti. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5 archetti, vedete, sono qua. Quindi adesso 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel mio ventaglio sottostante, faccio 2 punti alti insieme, aspettate che mi sia 2 punti alti, ok, 2 catenelle, e ancora 2 punti alti sempre nello spazio del nostro ventaglio sottostante, 2 catenelle e ancora 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle, faccio il mio ventaglio normale, ok, 2 catenelle, ventaglio, giro mio lavoro, catenella, entro un punto basso, 2 catenelle e faccio il mio ventaglio, 2 catenelle, 2 punti alti, chiudo il mio ventaglio, sempre 2 catenelle qua. Adesso guardate, dobbiamo lavorare un ventaglio in un punto alto, ok? Allora 2 catenelle sempre qua, è sempre 2 catenelle, ok, qua 2 catenelle, entro qui, lavoro un punto alto, 2, 2 catenelle per il nostro ventaglio, ancora 2 punti alti, ok, il primo spazio sottostante qua, ok, prendo il mio filo, faccio, vedete qua, un punto alto qua separato da una catenella, scusate, qua, ok, poi qua faccio 3 catenelle di separazione, è quello che abbiamo fatto qua, ok, vedete, se andate a guardare il sottostante è sempre questo qua, 3 catenelle, vado qui, faccio un punto alto, catenella, poi qua faccio il mio ventaglio, 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, 1 e 2, faccio sempre 3 catenelle, ok, e vado nel mio primo archetto sottostante, faccio un punto basso, 3 catenelle, chiudo il mio archetto, 3 catenelle, nell'archetto sottostante faccio un punto basso, 3 catenelle, il prossimo punto basso, 1, 2, 3 catenelle, punto basso, ancora 3 catenelle per salire e vado qua nello spazio e faccio il mio ventaglio, 2 catenelle,
ancora un ventaglio, scusate, un punto alto, ancora catenella, vado nel primo punto alto sottostante, faccio un punto alto, adesso faccio 3 catenelle, torno, vado nel prossimo punto alto sottostante, punto alto, una catenella. Questo sarà sempre la nostra ripetizione quando iniziamo a fare il prossimo aumenti di punto ananas, ok? Ecco qua, 2 catenelle, finisco il mio ventaglio. 2 catenelle, entro, faccio il mio 2 punti alti per finire il mio ventaglio, ok? Adesso giro ancora, catenella, entro e faccio punto basso, 2 catenelle, poi un punto alto, 2 catenelle e 2 punti alti ancora. Ecco qua, 2 catenelle, poi guardate qua, siamo in questo giro qui, quindi faccio il mio ventaglio nello spazio del ventaglio sottostante, 2 catenelle, 2 punti alti, ok, poi per arrivare qua sempre 2 catenelle, prendo il mio filo, entro nel mio spazio e faccio 11 punti alti, ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ecco qua, contiamo 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11. Quindi 2 catenelle, vado nel mio ventaglio sottostante e faccio un ventaglio. Ok? 2 catenelle, ritorno e faccio il mio ventaglio. Ecco qua. Adesso faccio sempre 3 catenelle e vado a lavorare i miei archetti, un punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 1, 3 catenelle, punto basso, e siamo arrivati a 3 archetti, ok? Noi siamo qui, 3 archetti, 1, 2, 3, quindi fate la vostra ripetizione, 3 catenelle e il ventaglio, 2 catenelle, 11 punti alti nello spazio sottostante, 2 catenelle, un ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio, poi torno con voi, già preparo i miei 2 ventagli e poi torno, andate avanti. Ecco qua, già ho finito il mio giro, come l'ho spiegato prima, ho fatto i miei 2 ventagli separati da 2 catenelle, quindi qua 2 catenelle sempre, vado nel primo punto alto sottostante, un punto alto, iniziamo a lavorare un punto alto, una catenella per ciascuno punto alto sottostante, che sono 11, quindi andate avanti così, ok? Vi faccio vedere, sempre separato da una catenella, ok, catenella, ancora punto alto. Importante è che contate che sono 11 punti alti separati da una catenella, ok? Fate attenzione a questo, se no succede un casino. Ecco qua, catenella, punto alto e sono arrivata all'ultimo punto alto sottostante, ok? Quindi ho già contato insieme a voi, sono 11, 2 catenelle. Vado nel mio ventaglio, mi faccio un ventaglio ancora, 2 catenelle, finisco il mio ventaglio,
2 punti alti. Quindi è qua sempre 3 catenelle e qua entro nel primo archetto faccio un punto basso, 1, 2, 3, punto basso, 1, 2, 3 catenelle, punto basso e siamo arrivati a 2, vedete? Andate avanti, vedete? Fate 3 catenelle, adesso fate il vostro ventaglio, 2 catenelle, 2, poi fate tutti i punti alti separati da una catenella, 2 catenella, ok, ventaglio, 2 catenelle, ventaglio, andate avanti così, poi torno con voi. Ecco qua, sono arrivato, ho finito il mio giro, ho fatto i 2 ventagli separati da 2 catenelle. Ricordatevi sempre che quando iniziamo a fare i nostri archetti, allora sì, dobbiamo metterci 3 catenelle di separazione, ok? Perché prima sottostante abbiamo fatto solo 2, come dall'inizio, ok? Quindi va fatta solo 3 catenelle quando iniziamo a lavorare i nostri archetti. Quindi un punto basso, 3 catenelle e inizio a lavorare i miei archetti, come ho già fatto vedere a voi, ok? Poi quando arrivo 2, 3, adesso vi faccio vedere, allora, archetto, catenella, un archetto, 3 catenelle, chiudo il mio archetto, 3 catenelle, chiudo il mio archetto, 1, 2, 3, ancora un archetto e l'ultimo archetto che è 1, 2, 3, chiudo. Adesso faccio 3 catenelle per salire, faccio il mio ventaglio, ok, 2 catenelle di separazione, finisco il mio ventaglio, 1, 2, 3 catenelle e adesso vado a fare l'ultimo archetto, faccio un punto basso, 1, 2, 3 catenelle, faccio l'ultimo archetto per salire sempre 3 catenelle, faccio il mio ventaglio, ok? Eccoci qua, quindi adesso dopo che avete fatto il ventaglio, ok, dobbiamo lavorare sempre 3 catenelle, ok, e si inizia a lavorare i nostri archetti. Eccoci qua, quindi stiamo chiudendo uno, aspettate un attimo, stiamo chiudendo il nostro ananas, ok, e abbiamo già iniziato un ananas qua e uno qua. Andate avanti lavorando tutti gli archetti, ventaglio, 2 catenelle a ventaglio, poi si fa 2 ventaglio per tornare indietro e poi rifamo 3 catenelle e iniziamo a lavorare i nostri archetti come ho fatto vedere già qua sottostante. Quindi ok, torno con voi quando sono arrivata qua, vi faccio vedere come chiude il nostro ananas. Eccoci qua, l'ho messo la manica qua così è più piccolo, si vede meglio, ok? Quindi ho fatto i miei due ventagli separati di 2 catenelle, 3 catenelle per iniziare i nostri archetti, ho fatto tutti gli archetti, 3 catenelle, un ventaglio. Quindi adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle, andiamo al nostro archetto, faremo un punto basso, ok? 1, 2, 3 per chiudere proprio il nostro punto ananas. Allora, faremo ancora un archetto, ok? Un archetto no, scusatemi, un ventaglio. Faremo 3 catenelle, poi entriamo nei nostri archetti, faremo un punto basso e si lavora 3 catenelle e andiamo avanti lavorando i nostri archetti, ok? Quindi andate avanti così, vedete che si già stringe un po', ok? Lavorate tutti gli archetti, 3 catenelle, un ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio, poi si gira un ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio, poi si ritorna lavorando tutti gli archetti,
3 catenella, un ventaglio. Quando arrivate qua io torno con voi, andate avanti. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto fino a questo giro qua. Ho fatto vedere prima che sono andata fino a qua, poi ho ritornato indietro lavorando sempre i nostri ventagli separati da 2 catenella. Qui 3 catenella si fa gli archetti, 3 catenella, un ventaglio. Quindi adesso faremo 2 catenelle, poi saltiamo direttamente al prossimo ventaglio e si fa un ventaglio, ok, 2 catenella e 2 ventagli. Quindi così proprio abbiamo proprio, vedete che bella definizione del nostro punto ananas. Adesso si lavora 3 catenella, lavorate tutti gli archetti, 3 catenella, un ventaglio, 2 catenella, un ventaglio. Poi ritornate indietro, fate i ventagli, i vostri archetti, un ventaglio, poi torno con voi. Andate avanti. Eccoci qua, ho finito questo giro di archetti. Sono tornato indietro, ho fatto tutta la ripetizione dei ventagli, 2 catenella, 3 catenella, 20. E fatto tutti gli archetti, ok, 3 catenella per salire. Fate attenzione adesso perché qua dobbiamo creare ancora un punto ananas, non punto ananas, proprio un ananas, ok. Iniziamo 3 catenella, prendo il mio filo, vado nel primo, ok, ventaglio sottostante, faccio 2 punti alti insieme, ok, 2 catenelle, qua in mezzo faccio ancora 2 punti alti insieme, ok, 2 catenelle e ancora qua 2 punti alti insieme nel spazio sottostante. Ecco qua, quindi qui abbiamo preparato già, vedete qua sotto, 2 punti alti insieme, 2 catenelle, 2 punti alti insieme, 2 catenelle, ok? Quindi qua nascerà, eccolo qua, vedete, un ventaglio. Noi siamo qui, ok? Quindi nasce un ventaglio in più. Adesso vi faccio vedere una manica, perché mi manca una manica, però quello che sto facendo qua, fate attenzione, che è la stessa cosa, dovete fare per il pannello davanti, che il pannello davanti va 3 ventagli, ok, qui va solo 2 2 e 1, invece nel pannello davanti va 3 ventagli. Quindi quando inizio a fare un ventaglio qua, ok, quindi vuol dire che qua dovevo iniziare a fare questi 3 punti alti insieme, 2 punti alti insieme, 2 catenella, 2 punti alti insieme, 2 catenella, 2 punti alti insieme qua, per creare ancora un ananas. Quindi diventerebbe un ananas qua, uno qua e uno qua, che sono 3, ok. Quindi quando iniziate a fare questo dovete fare anche qua, ok, quindi per aumentare gli ananas. Invece adesso dobbiamo fare solamente 2, ok, dobbiamo andare a diminuire. Vi faccio vedere, molto facile sia aumentare sia a diminuire, perciò vi faccio vedere, per non rimanere molto lungo questo tutorial, vi faccio vedere le maniche, che è la stessa cosa della parte eccolo qua. Vi faccio vedere un attimino, ecco, abbiamo iniziato da qua, ok, ho fatto 1, ecco qua, 2, vedete che qui, ecco qua, vedete che c'è, quindi si inizia già qua, vedete, 1 2 3 1 2 3, però allora aspettate qua, 1 2 3 4 5 6, sì, eccolo qua, è come ho detto io, facciamo così, così vedete bene, ecco qua, siamo qua,
siamo qui, vedete? E qua. Quindi va a iniziare a fare un punto ananas, proprio non punto, proprio l'ananas, uno qua, che è il nostro aumento, uno in mezzo e uno qua, e sono tre, giusto? Invece qua, in questo che sto facendo, in questo pannello che delle maniche, sono due. E adesso, poi, quando ho finito di fare il secondo, andiamo a diminuire, ok? Poi vedete, 1 2 3. Poi fate la ripetizione un'altra volta, che farò vedere a voi la diminuzione, e fate 3 ancora, perché vanno due volte 3 ananas insieme, per poi iniziare a fare la diminuzione, che qua rimane 1 2, invece sottostante c'è 1 2 3. Poi 2 volte 3, 1 volta 2 e 1, che finisce il nostro pannello. Ok, spero che sono stata chiara. Adesso iniziamo a lavorare le maniche, ok, che è la stessa cosa della parte pannello davanti, vi ho spiegato. Invece qua faccio solo dove siamo qua. Se vedete bene, guardate, è quello che ho detto io, ho fatto tutto questo qua con voi adesso, e 3 punti alti, eccolo qua, 1 2 3. Poi ho fatto 1 2 3 4 5 6 catenelle, vedete, 6, non 6 catenelle, 6 archetti, poi 3 catenelle, e qua da questa parte qua deve nascere ancora un ananas. Invece qua non faccio più niente, ok? Vedete che qui è normale e va a girare, che è questa parte qua. Invece questa parte qua va a nascere ancora un ananas, mi raccomando, ok? Va, andiamo solo a diminuire i nostri punti ananas per fare questo giro qua. Quando siete sicura che sia 3 ananas, che sia 4 ananas, va bene per la vostra larghezza, ok, del vostro busto, prendete, mettete addosso al busto, vedete se va bene, se copri bene il busto. Poi la parte dietro sarà uguale, che sia 3 ananas, che sia 4, che sia 5, e come ho detto dall'inizio, se volete un po' più larga, fate più ananas, se volete un po' più aderenti, fate di meno ananas, cioè a gusto e piacere vostro. Quindi qua non si fa più gli aumenti per fare i nostri ananas, quindi qua faccio normale 3 catenelle e lavoro, ok, i miei archetti, ecco qua, 1 2 3. Quindi sarebbe 2 pannelli, ok, uguale a questo che sto facendo, e 2 pannelli, ok, con più ananas, sempre una ripetizione per davanti e un pannello di dietro, quindi totale 4 pannelli, 1 2 3, metto qua, 1 2 3. Quindi qui vedete, vado a lavorare 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, quindi faccio un ananas qua, e qua, questa parte qua, non si lavora più ananas, va a stringere, ok? Quindi 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, 2 catenelle, e faremo il nostro ventaglio, ecco qua. Quando arriviamo a questo punto qua di lavorare solamente da una parte l'inizio dell'ananas, vuol dire che stiamo andando a stringere. Invece se vogliamo allungare di più ananas, si fa la stessa cosa che ho fatto qua, da questa parte qua, ok?
Invece, se volete già chiudere, non si lavora ananas da una parte, si lavora da un'altra. Spero che sia stata chiara. Allora, giro. Se fa la ripetizione di una catenella, si entra punto basso, 2 catenelle e si lavora il nostro bellissimo ventaglio. 2 catenelle, un ventaglio. Quindi qua è sempre tutta ripetizione di quello che abbiamo fatto sottostante. 2 catenelle, arrivo qua, ok, proprio in mezzo allo spazio, lavoro. Cosa ho lavorato qui? Uguale, basta che andate a guardare il sottostante. Ho fatto un ventaglio, poi un punto alto, 3 catenelle, ok? Quindi 2 punti alti, 2 catenelle, chiudo il mio ventaglio con 2 punti alti, ok? Una catenella di spazio, vado qua nel primo punto alto sottostante, un punto alto, 3 catenelle e qui un punto alto nel punto alto sottostante, una catenella e si fa il nostro ventaglio, ok? E qui abbiamo dato inizio a lavorare l'inizio di un bellissimo ananas, ok? Quindi qua è l'inizio del nostro ananas. Allora, 3 catenelle sempre di ripetizione e si lavora come ho fatto già vedere, ok? Lavorati gli archetti, tutti archetti, poi quando arriva qua torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata, ho fatto i miei archetti, ok, 3 catenelle, quindi qua dobbiamo preparare quello che abbiamo fatto qui, dobbiamo fare qua, ok? Quindi entro, faccio un punto alto, secondo, ok, dobbiamo fare un ventaglio qua, 2 catenelle, 2 punti alti insieme, abbiamo fatto il nostro primo ventaglio, ok? Una catenella, andiamo nel punto alto sottostante, si fa un punto alto, ok? 3 catenelle e un punto alto nel punto alto sottostante, ok? E una catenella e faremo ancora un ventaglio, ok? Quindi qua nascerà ancora un ananas, ok? Quindi chiudo il mio ventaglio, ecco qua, faccio sempre 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qua, faccio un punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto basso, scusa, manca una catenella, punto basso, 1, 2, 3, punto basso. Quindi qua, ok, abbiamo fatto una preparazione per fare un ananas e secondo ananas. Questo ananas qua va a finire così e anche questo. E nascerà 2 qua. Invece qui, siccome stiamo lavorando, facendo la diminuzione, ok? Qua, se dovevo aumentare, fare il pannello davanti, dovevo fare questa preparazione, come ho detto prima, ok? Quindi qui nasceva ancora un ananas. Invece dobbiamo fare la diminuzione, ok? Quindi faremo normale 3 catenelle e faremo il nostro ventaglio normale, quindi si fa solamente i due ananas, inizio dei due ananas e andiamo a stringere e questi due che abbiamo già iniziato, quindi 2 catenelle, un ventaglio, ok, 2 catenelle e un ventaglio. Quindi qua si lavora normalmente i nostri ventagli senza fare nessun aumento, ok? Invece da quell'altra parte dobbiamo finire il nostro ventaglio, ok? Quindi giriamo, vedete che sta, ecco qua, stiamo, qui va dritto,
ok, dove non c'è il nostro ananas, e qua c'è quell'ananas che dobbiamo iniziare, che è questo qua. Quindi rimanerà 2, poi faremo uno solo di ananas. Quindi una catenella, entriamo, punto basso, faccio il mio ventaglio normale, 2 catenelle, il nostro ventaglio, 2 catenelle, ancora un ventaglio, che mi si è andato, ecco qua, 2 catenelle e un ventaglio. Andate avanti così lavorando i vostri ventagli, 3 catenelle, ok, e i nostri archetti. Adesso 3 catenelle e chiudo il mio archetto, 3 catenelle, chiudo l'archetto, 3 catenelle e chiudo il mio archetto, 3 catenelle, chiudo il mio archetto, ok, 3 catenelle. Poi qua lavoro uguale come ho lavorato sottostante, ho fatto 3 catenelle, faremo il nostro ventaglio normale, ok, come prima, ecco qua, 2 catenelle, e qua dentro lavoreremo i nostri 11 punti alti. Eccoci qua, lavoro i miei 11 punti alti, 3 catenelle, faccio il mio ventaglio, 3 catenelle, faccio i miei archetti, 3 catenelle, un ventaglio, 3 catenelle, 11 punti alti qua nello spazio sottostante. Scusa, no, un ventaglio, 2 catenelle, scusatemi, 11 punti alti, 2 catenelle, un ventaglio, ok, 2 catenelle, un ventaglio. Andate avanti e poi torno con voi. Eccoci qua, ok, ho finito i miei 11 punti alti, ho fatto la ripetizione come ho fatto prima, sto ritornando indietro, quindi 2 catenelle, ok, dopo il ventaglio, quindi si inizia a lavorare praticamente quello che già ho fatto vedere 2 volte, punti alti separati da una catenella, ok? Quindi lavoriamo così, poi qua 3 catenelle e faremo i nostri archetti, qua si lavora come sto lavorando qua, qua normale, fatti archetti, 3 catenelle e ventaglio, 2 catenelle e ventaglio. Ok, lavorando avanti e indietro senza aumenti, senza niente, come ho fatto già vedere sottostante. Quando arriverò, adesso vi spiego, se no rimanerà molto ma molto lungo questo tutorial. Quindi io sono qua, ok, sto lavorando qua, sto facendo questo qua, poi vedi faremo i nostri ventaglio, ok, poi gli archetti, poi rimanerà 2 archetti, poi 1, poi quando sono arrivata qua, ok, torno con voi, dobbiamo fare la ripetizione che abbiamo fatto sottostante, però penso che già avete capito, e sta nascendo sta nascendo il nostro ananas, ok, sto qui, poi farò gli archetti, farò tutta la ripetizione che ho fatto sottostante, ok, quindi vi faccio vedere quando arriverò qui, ok, che abbiamo già fatto qua sottostante, abbiamo fatto prima, che è questo punto qua. Quando arriviamo al 2 ventagli con 2 catenelle di separazione, ok, che abbiamo praticamente finito questo ananas qua e questo, poi torno con voi e vi faccio vedere come iniziare a lavorare solamente un ananas, ok, andate avanti perché tanto è tutta ripetizione di quello che abbiamo fatto sottostante, quindi prendete il vostro lavoro, guardate quello che avete già fatto, è tutta ripetizione, ok, poi torno con voi per finire l'ultimo ananas.
Eccoci qua, sono arrivata dove ho detto voi, ok, ho fatto i miei giri, tanto sempre i giri di ripetizione, vedete che è la stessa cosa. Adesso iniziamo a creare l'ultimo ok ananas, quindi qua va a modificare un po' il nostro giro, quando dobbiamo stringere, ok? Quindi attenzione. Quindi quello che sto facendo in questo pannello qua si fa anche nei pannelli davanti, come ho detto prima. Una catenella, entro qua, faccio il mio ventaglio normale, 3. Faccio 2 catenelle e ancora 2 punti alti per finire il mio ventaglio. 2 catenelle, vado al prossimo. Allora, vedete qua, noi siamo in questo giro qui, quindi un ventaglio già ho preparato, fatto 2 catenelle. Nel prossimo ventaglio, che è questo qua, faccio solamente 2 punti alti. Fate attenzione a questo, ok? Vedete? Siamo qua. Faremo la stessa cosa, 2 catenelle. Nel prossimo, ok, ventaglio. Quindi solamente 2 punti alti, senza ventaglio, ok? 3 catenelle e iniziamo a lavorare i nostri archetti. Quindi 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, chiudo il mio archetto. Quindi 1, 2, 3 catenelle, vado qua e anche qui, guardate, faremo uguale, ok? Quindi entro, faccio 2 punti alti nel ventaglio sottostante, 2 catenelle, qua lo spazio, ok? Faccio 2 punti alti, stiamo preparando per creare ancora un ananas, che è l'ultimo, quindi nel prossimo ventaglio faccio ancora 2 punti alti, ok? Quindi 3 catenelle e lavoriamo i nostri archetti di 3 catenelle e chiudo. Ecco qua, questo, ok, qua sono 2. Il primo ventaglio si fa e il secondo fa solo 2 punti alti, separate 2 catenelle, 2 punti alti nel ventaglio sottostante. Si fa tutti gli archetti e anche qua la stessa cosa. 2 qua nel ventaglio sottostante, in mezzo 2 punti alti, sempre separate 2 catenelle, 2 punti alti, 3 catenelle si fa tutti gli archetti, poi si fa 3 catenelle e si fa i ventagli separati da 2 catenelle. Torni indietro, ok? E do inizio qua, vi faccio vedere ancora una volta come iniziare l'ultimo ananas, ok? Andate avanti così. Ecco qua, sono ritornata indietro, ok? Ho fatto i miei due ventagli, tutti archetti, quindi 3 catenelle, vado qua, ok? Faccio un ventaglio, tanto è tutta ripetizione, ok? 2 catenelle, 2 punti alti e qui 2 punti alti, sempre una catenella separazione, nel punto alto sottostante faccio un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, una catenella e faccio il mio ventaglio, ok? Quindi adesso si lavora solamente un ananas, ok? E andiamo a finire questi due, questo e questo, e questo sta stiamo preparando già per realizzare un ananas qua in mezzo, questi due vanno a stringere, quindi io lavorerò tutto questo giro fino al ritorno, poi torno con voi, tanto è tutta ripetizione, ok?
Andate avanti lavorando i vostri archetti, ok, e i vostri ventagli. Ecco qua. E adesso farò. Ah, devo arrivare qua, devo far vedere come finire questo giro qua. Aspettate, 3 catenella, chiudo, 1, 2, 3. Adesso do una guardata come ho realizzato qua, quindi 3 catenelle, qua in mezzo allo spazio dei due punti alti insieme, faremo un ventaglio qua, ok? Proprio per restringere, perché qui è riposto di nascere un altro ananas, ma andiamo a stringere ora. Quindi 2 catenelle e un ventaglio. Ecco qua. Ok, 2 catenelle e finisco il mio ventaglio. Adesso vi spiego come andare avanti. Adesso faremo due ventagli separati di 2 catenelle, si lavora qua, ok, qui si inizia 11 punti alti qua dove c'è lo spazio di 3 catenelle, poi ventaglio, 3 catenelle, fate gli archetti, ventagli e ritorni indietro. Farò il mio giro tutto qua normale come abbiamo già fatto, ok, prima realizzo questo fino a stringere, fino ad arrivare all'ultima catenella e poi ritorno con voi, ok? Tanto è tutta ripetizione. Lavorate sempre da questa parte i vostri ventagli, ok? E anche qua i vostri ventagli. Quando arriverò qua, vedete che qua c'è una modifica, torno con voi, ok? Quindi vado avanti qua con il mio ventaglio, che è questo qua. Quando arriverò qua, vi faccio vedere, ritorno con voi, andate avanti. Io arriverò fino al quarto, allora, arriverò fino al un giro, due, il terzo giro, torno con voi, va bene? Finirò i due ananas, vado avanti con il mio ultimo ananas, quando sono al terzo giro dei nostri archetti, torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, sono tornata insieme a voi, come ho detto, ok? Qua ho lavorato tutto come ho fatto sottostante, ok? Sono andata a stringere questo ananas e questo, quindi ho lasciato a voi qua in questo giro qua che dovevamo fare 11 punti alti, quindi io ho fatto altri 4 giri, poi vedete che qua c'è il totale di 3 ventagli, 1, 2, 3, ok, e qua è l'ultimo ananas, quindi qua c'è 1, 2, 3. Quindi quando arrivate a questo punto qua, vi andate a stringere e andate a finire solamente con un ananas, dobbiamo lavorare diversamente qua. Praticamente è quello che abbiamo fatto già sottostante, quindi vi faccio vedere. Faccio vedere già anche questa, ecco qua. Siamo in questo giro qua noi, quindi la stessa cosa, catenella, entriamo, questo ventaglio si fa normalmente come già abbiamo fatto prima, ok, continuiamo a lavorare normale il nostro ventaglio, quindi aspettate qua, 2 catenelle sempre in separazione, qua lavoriamo solamente 2 punti alti nello ventaglio sottostante, ok, 2 catenelle, nel prossimo pure 2 punti alti solamente, ok, questo passaggio abbiamo fatto prima, dov'era? Ecco, l'abbiamo fatto qua per stringere, ok? Quindi adesso si stringe dai due lati. Allora, qua faccio 3 catenelle normale e qui lavoro i miei archetti, 3 catenelle, ok?
catenelle punto basso, 3 catenelle punto basso e 3 catenelle punto basso, ancora 3 catenelle punto basso, 3 catenelle punto basso. Allora, adesso 3 catenelle, qua lavoreremo solamente 2 punti alti, ok? Facciamo la ripetizione da questa parte qua, che adesso iniziamo a lavorare solamente un ananas, ok? Abbiamo già lavorato sottostanti i 2 di prima, quindi 2 catenelle, anche qui in questo ventaglio fate solamente 2 punti alti, 2 catenelle, e qua in questo ventaglio si lavora normale, ok? Un ventaglio normale. Allora, quindi giro, mi lavoro, ok? Adesso si lavora uguale, sempre un ventaglio normale come prima, la nostra ripetizione, 2 catenelle, finisco il mio ventaglio, ok? Due catenelle, e qua, ok, nello spazio tra i 2 punti alti sottostanti lo spazio 2, lavoro qui in mezzo proprio un ventaglio adesso, e quindi abbiamo fatto un ventaglio in più, che sarebbe sempre 2, ok? La nostra ripetizione è sempre 2 ventagli, quindi adesso ci abbiamo 2. E qua adesso andiamo a lavorare solamente un ananas, che andiamo a lavorare normalmente, ok? 3 catenelle, 2, 3 catenelle, chiudo, 1, 2, 3 catenelle, chiudo, 1, 2, 3 catenelle, chiudo, ok? 3 catenelle, 2, 3, qua nello spazio, ok, faremo un ventaglio, come abbiamo lavorato prima, 2 catenelle, 2 ventagli nello spazio, quindi abbiamo creato un ventaglio qua, ok? 2 catenelle, ancora un ventaglio, ecco qua. Quindi adesso lavoreremo ventaglio e finiremo l'ultimo ananas che abbiamo già iniziato e sta quasi per finire. Giro, guardate, questa è la fine proprio, e tutti i 4 pannelli vanno realizzato in questa maniera, come ho già spiegato dall'inizio, ok? Quindi un ventaglio, ok, 2 catenelle sempre separazione, vado nel prossimo ventaglio, lavoro un ventaglio, 2 catenelle, 2 punti alti, 1, 2, 3 catenelle, iniziamo a fare i nostri achetti, 1, 2, 3, achetto, 1, 2, 3, punto basso per chiudere l'achetto, 1, 2, 3, punto basso, 1, 2, 3, punto basso e chiudo il mio achetto, 3 catenelle, punto alto, e lavoreremo ancora un ventaglio, 2 catenelle, ritorniamo, 2 catenelle e ancora un ventaglio. Adesso lavoreremo un ventaglio, ok, normale, andiamo a finire il nostro ultimo ananas, quindi come ho detto dall'inizio è molto facile, veloce da realizzare questa bellissima, ma questo bellissimo maglione. Potete lavorare anche solo 2 pannelli e fare una blusa senza maniche,
Potete lavorare anche il cotone, questo progetto è molto bello, anche senza manica. Oppure fate manica a tre quarti come faccio io, oppure senza manica. Ecco qua. Si lavora sempre i due ventagli normale avanti e indietro. Adesso, ok. Ecco qua. Una, due, tre catenelle e andiamo a fare i nostri archetti, che adesso contiamo quanti archetti è rimasto. Uno, 1, 2, 3, e secondo, 1, 2, 3, e terzo, ok? Faccio 3 catenelle, faccio un ventaglio, ok? 2 catenelle, finisco il mio ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio, 2 catenelle e finisco il mio ventaglio, giro il mio lavoro. Vedete che se è meraviglioso, cioè pare difficile, ma una volta che avete preso mano, guardate che fate subito, molto veloce questo maglione o blusa, come volete fare, anche senza le maniche, ok? Per fare senza le maniche bastano solamente due pezzi, ok? Allora, 3 catenelle, ok? Qua adesso ci abbiamo 3 archetti e stiamo arrivando alla fine del nostro pannello. Come ho detto prima, per una blusa senza manica fate solamente 2 pannelli, ok? Invece se volete fare manica tre quarti, dovete fare 2 pannelli più piccolo, come sto facendo adesso, e per le maniche tre quarti. Ecco qua, finisco con voi questo giro, poi tornerò con voi per fare la unione dei 4 pannelli, ok? Che è molto facile anche lì da realizzare, da montare tutti i pannelli. Ecco qua. Come sto chiudendo questo pannello, si chiude anche quelli due davanti, quindi non cambia niente, la lavorazione è sempre questa, ok? 2 ventagli, ok, questo è il primo. Ecco qua, 2 catenelle sempre e ancora un ventaglio. Catenelle e chiudo il mio ventaglio. 1 e 2. 1, 2, 3 catenelle, vado allo spazio sottostante, faccio un punto basso, 3 catenelle, faccio l'ultimo archetto. 3 catenelle, faccio ancora 2 ventagli, ok, 1, questo è il primo ventaglio e faremo ancora un ventaglio. Quindi io spero che sia stata chiara, ok, anzi ho spiegato mille volte la stessa cosa, penso che avete capito, mi auguro. Voglio vedere tanti lavori realizzati con questo tutorial, se vi piace, ok? Giriamo, come ho detto dall'inizio vi dico ancora, potete lavorare solamente 2 pannelli e fate una blusa normale senza manica. Potete lavorare anche in cotone o con la lana o con l'acrilico o con il filato che desiderate. Se non lavorate con uncinetto numero 4 o numero 3 o 3 e mezzo, chiaramente dovete fare più ananas, perché venirà più stretto, capito, come un lavoro. Invece se state lavorando con lo stesso filato e con uncinetto che sto lavorando io, quindi la larghezza e lunghezza viene la mia. Allora, questo 3 catenelle, chiudo con punto basso, 3 catenelle,
fascio ancora un ventaglio, ok, 2 catenelle, ecco qua, un ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio. Adesso prendo quell'altro pannello, vi faccio vedere come ho fatto la chiusura, perché deve essere identico, proprio uguale, ok? Non possiamo sbagliare di un punto, se no si vede la differenza. Allora, vediamo. Eccolo qua, vedete? Ecco qua. Quindi adesso giro mi lavoro tutto ventagli adesso, ok? 1 2 3, quindi un ventaglio, questo è il primo, 2 catenelle, ok, 2 catenelle, ancora un ventaglio, 2 catenelle, un ventaglio, ok. Una volta che abbiamo fatto questi due ventagli, da questo ventaglio a questo non faremo più catenella, niente, andiamo direttamente a lavorare ancora un ventaglio e rimaneranno 4 ventagli, ok, per la chiusura. Ecco qua, questo è il terzo ventaglio, 2 catenelle, faccio l'ultimo ventaglio, ok, 2 catenelle, e adesso dobbiamo fare ancora 2 giri, giriamo, ok, e primo ventaglio continuiamo lavorando un ventaglio, ok, 1 2 catenelle, e il primo ventaglio 2 catenelle, ok, 2 catenelle. Qua faremo solamente 2 punti alti nello ventaglio sottostante. Tra questo e questo, vedete qua, non salta nessuna, non faremo nessuna catenella, ok, faremo la stessa cosa qua, altri 2 punti alti nello ventaglio sottostante, 2 catenelle, faremo l'ultimo ventaglio, 2 catenelle, chiudo il mio ventaglio e adesso faremo l'ultimo giro, ok, che è questo, una catenella, entro, lavoro 2 catenelle, che è un punto alto, ancora un punto alto, 2 catenelle, 2 punti alti, finisco il mio ventaglio, vado direttamente al prossimo ventaglio, entro senza fare nessuna catenella e lavoro mio ultimo ventaglio, 2 catenelle, e abbiamo fatto l'ultimo ventaglio, eccoci, 2 catenelle, taglio il mio filo, lascio un pezzo abbastanza lungo perché dopo nasconderò tutto il filato. Allora ragazze, vi faccio vedere un attimino, ok, questa è la seconda manica, apro un po' così vedete meglio, la prima manica è questa qua, guardate, e apriamo un po' perché ho tirato un po', ecco, siamo uguali, vedete, tutte e due pare pare, quindi va piegata così, questa è una, ok, una manica a 3/4 e questa è la seconda che va così. Adesso torno con voi, ok, e diamo inizio a fare tutte le nostre rifiniture pare pare, dobbiamo essere precisi, ok, per andare a fare la unione. Ok, torno con voi con i 4 pannelli. Mi raccomando, preparate 2 pannelli per le
le maniche e due pannelli, uno per davanti, uno per dietro il nostro bellissimo maglione. A dopo!